È in arrivo un importante bonus riservato ad una categoria di lavoratori che fino ad oggi non lo aveva ancora ricevuto. Ma attenzione, c'è ancora poco tempo per richiederlo. Vediamo a chi spetta e come effettuare la richiesta. C'è una specifica categoria di lavoratori che fino ad oggi non ha potuto usufruire del bonus stanziato a suo tempo dal governo Draghi e poi prorogato dal governo Meloni, introdotto per contrastare la crisi economica. Un sostegno di non poco conto diviso in due importi, in base a specifici requisiti, e tra loro cumulabili che ammonta a 200 più 150 euro, ovvero 350 euro in totale. Come ottenere il bonus di 200 più 150 euro? I requisiti, grantennis.toscana.it fonte ANSA, al quale moltissime persone hanno avuto accesso tra lavoratori dipendenti, pensionati ed autonomi con partita IVA. Ci sono perso migliaia di persone che non rispettando il requisito base per poterlo richiedere ne sono di fatto rimaste escluse, almeno fino ad ora. Bonus di aprile per migliaia di lavoratori, requisiti e come richiederlo. Il bonus è stato infatti approvato dal governo Meloni anche per i lavoratori senza partita IVA che appartengono a specifiche categorie, sempre a condizione del fatto che rispettino alcuni prerequisiti reddituali. Ovvero aver percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito non superiore ai 35. €0,00, condizione basilare per poter ottenere i primi 200 euro. Il bonus può essere richiesto accedendo al sito INPS con le credenziali, Grantennis Toscana. Occorre inoltre essere iscritti almeno dal 18 maggio 2022 alla gestione autonoma dell'INPS e, sempre alla medesima data, avere un'attività lavorativa ed aver versato almeno un contributo che faccia riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 18 maggio 2022. Inoltre è essenziale non aver ricevuto e non percepire altre prestazioni previste dal decreto aiuti. Tutte le specifiche per ottenere questo incentivo sono state delineate nel DL Aiuti Quater, quello che di fatto ha esteso il bonus anche ai lavoratori operanti senza partita IVA come previsto dai decreti interministeriali del 19 agosto e del 7 dicembre 2022. L'annuncio venne dato il 10 gennaio 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha ufficializzato l'estensione della platea dei beneficiari. E successivamente, con la circolare N.30 del 15 marzo 2023, l'INPS ha fornito le importanti indicazioni per poter ottenere l'indennità. Come ottenere il bonus maggiorato? Per poter ottenere il bonus aumentato di 150 euro, ovvero 350 euro in tutto, gli autonomi e i professionisti senza partita IVA dovranno aver prodotto, nel 2021, un reddito complessivo lordo inferiore o uguale a 20.000 euro. Per riceverlo occorre presentare domanda entro e non oltre il 30 aprile 2023. Come? Accedendo alla piattaforma online dell'INPS dove, dopo l'ingresso nell'area riservata mediante SPID, CNS o CE, occorrerà seguire la relativa procedura.
In alternativa si può effettuare una telefonata al servizio contact center multicanale dell'istituto o recarsi presso i numerosi patronati ubicati sul territorio nazionale. Un'opportunità, dunque, da non lasciarsi scappare.